Pizza Time viene ospitata da Luca Mastracci, che è il titolare di Pupillo Pura Pizza, qui a Frosinone, a due passi dal Parco Matusa. Benvenuto Alessandro, sì, ci troviamo proprio di fronte al Parco Matusa, dove è nata dopo 2 anni dalla prima attività la mia pizzeria a Frosinone. Ecco, 2 anni dalla prima attività, il progetto Pupillo Pura Pizza dove nasce in effetti? Allora, il progetto Pupillo Pura Pizza nasce a Priverno. Pura pizza perché noi volevamo dare come segnale che questa era semplicemente una pizza, non una cosa blasonata, nulla di più. Era pura pizza, semplicemente pizza, un concetto che volevamo far capire a tutti. È un progetto nato a Priverno, nato un anno prima dell'apertura. Perché un anno prima? Perché un anno prima abbiamo incominciato a cercare e a frequentare persone che potessero far parte di questo progetto, da agricoltori a mugnai a fornitori, qualsiasi persona che volesse entrare a far parte di questo progetto. Abbiamo iniziato con piccoli agricoltori, abbiamo iniziato con piccole realtà che dopo sono divenute grandi, un fior di latte, una verdura, ma così la farina, qualsiasi cosa ci ha accompagnato dall'inizio. Per questo dico, è nato prima il progetto, dopo la pizzeria. A Priverno, tra l'altro, c'è la produzione degli ingredienti che tu utilizzi per le tue pizze, sia nel locale di Priverno che in questo di Frosinone. Esatto. Lo scopo ben preciso di Pupillo era proprio far in modo che sì, che Priverno, Frosinone, qualsiasi altra sede venisse successivamente, avesse la stessa identica produzione. Cosa producete a Priverno? Produciamo qualsiasi cosa, dagli ingredienti base, dagli ortaggi, ai sughi, fino ad arrivare ai nostri fritti. Questo per far sì che la sede di Priverno sia uguale a quella di Frosinone, che il fritto che mangi a Priverno sia identico a quello che mangi a Frosinone. E lo stesso dicasi anche per l'impasto, esatto, vero Luca? Esatto, abbiamo un unico tipo procedimento per realizzare l'impasto, un procedimento di cottura, abbiamo i stessi identici forni, la stessa identica legna, qualsiasi cosa è standardizzata. Oh, a proposito di impasto, ecco, soffermiamoci su questo prodotto che tanto piace, visto il successo della tua pizza. Nasce da un blend di farine, tra l'altro locali, no? dell'azienda Polselli, sono anche qui vicino a noi, sono due farine un po' diverse, una è la classica e l'altra è la vivace. Esatto. Parlaci di questo impasto. Allora, Pupillo è proprio questo, territorio su qualsiasi cosa e non di certo di meno della farina, in questo caso Polselli. Con Emiliano Polselli, titolare dell'azienda Polselli, del Molino Polselli, abbiamo trovato per me questi due tipi di farina. Abbiamo su prove e prove, abbiamo visto che il blend perfetto per la mia pizza era un blend fatto di classica e vivace. Attualmente stiamo facendo, la mia pizzeria è sempre in evoluzione, non siamo mai fermi, quindi ogni tempo cambiamo l'impasto, cambiamo procedimento, da impasti indiretti, lievito madre, diretto, qualsiasi cosa che possa portare me e i miei collaboratori a non stare mai fermi, ad avere sempre voglia di crescere, di aumentare il gusto della pizza, e questo grazie alle farine, grazie alla classica e alla vivace. Un prodotto quindi in continua evoluzione, esatto, che però assicura sempre un'alta digeribilità. Esatto, quella è la base. Perché ricordiamolo, le ore di lievitazione o maturazione non sono mai inferiori alle... Siamo sempre sopra le 24 ore. 24 ore. Esatto, con farine di con queste farine possiamo certo spingerci più a lungo, però per il mio gusto e per il tipo di lavorazione che facciamo, le 24 ore per noi sono fondamentali, fondamentali per avere un impasto carico di zuccheri al punto giusto, non troppo ma nemmeno scarico di zuccheri. Abbiamo dei procedimenti enzimatici che ci aiutano a capire e a vedere quando l'impasto è pronto. Noi ormai andiamo ad occhio, andiamo a tatto, vediamo il forno quando è pronto, quando può essere infornata la prima pizza. Vediamo quando l'impasto ha bisogno di più ore, perché c'è il cambio di temperatura di stagioni. Quindi abbiamo sempre
un occhio di riguardo sopra l'impasto, così come gli ingredienti. L'idratazione è del... Siamo sul 65%. 65%, quindi una buona idratazione e un impasto digeribile. A proposito di pizze, quali sono quelle più richieste, se vogliamo, tra quelle presenti nel tuo menu? Allora, le pizze più richieste sono le pizze territoriali. Noi, come ben sai Alessandro, lavoriamo molto sul territorio, lavoriamo qualsiasi prodotto del territorio. Le pizze più gettonate sono la carbonara, che è fatta con una crema di parmigiano. In cottura andiamo con un guanciale in modo che diventi croccante e a fine cottura aggiungiamo pecorino e crema d'uovo. Crema d'uovo fatta solamente con tuorli, così che comunque rimanga più denso e rimanga più solido sopra la pizza. Dopo abbiamo la margherita gialla, che è fatta con un datterino giallo coltivato nella piana di Sperlonga, e fior di latte e basilico, semplicissima. È una delle pizze più buone perché il datterino giallo è veramente succoso. Abbiamo la peperonata, fatta con peperoni di Pontecorvo, ridotti in battuto, cioè tagliati finemente e cotti e spatellati, quindi con il senso di cottura. Andiamo in cottura con fior di latte. Fine cottura andiamo ad aggiungere una mollica di faglia. La faglia è un prodotto, un pane antico di Priverno, lo diciamo in pan grattato, lo facciamo essiccare e lo aggiungiamo a fine cottura, insieme a delle acciughe di Terracina che ci producono esclusivamente per noi a Terracina. Dopodiché abbiamo la montanara, che è una pizza fritta, è una pizza tonda fritta, a cui andiamo ad aggiungere un sugo di pomodoro. Un sugo perché andiamo a cuocere il San Marzano, lo cuociamo per circa 2-3 ore, e a fine cottura andiamo a mettere il parmigiano, una spalverata di parmigiano, una delle più classiche pizze napoletane. E qualche foglia di basilico. E qualche foglia di basilico, che non deve mancare mai secondo me. E abbiamo anche il ripieno fritto ciociaro. Perché ciociaro? Perché la classica tradizione partenopea, il ripieno fritto era fatto con cicoli, ricotta, provola. Noi andiamo a mettere invece ricotta, guanciale, provola e pepe. Il ripieno sarebbe un calzone, calzone enorme. Esatto, enorme. E infine abbiamo i nostri fritti, un nostro must. Un must perché andiamo a produrre il classico supplì al telefono, romano, crocchè di patate e frittatina di pasta, torniamo a Napoli. Fatta con la nostra ricetta, andiamo ad adattarla a quello che è il nostro territorio. Però questi tre fritti riproducono quello che noi facciamo. Qual è la ricetta della frittatina di pasta? La ricetta della frittatina di pasta è burro, andiamo a fare una besciamella, bucatino, prosciutto cotto affumicato e provola affumicata. Dopodiché cottura del bucatino al dente, andiamo a fare le nostre forme, in questo caso le facciamo quadrate, proprio per andare a vedere la differenza. Facciamo una frittatina quadrata, pastella, cottura. Ora dobbiamo preparare due pizze, Luca. Da che cosa iniziamo? Iniziamo dalla margherita bruciata, stendendo il nostro impasto, comunque come vediamo, ben lievitato, una bella struttura, andiamo a stendere. Aggiungiamo il nostro torpedino. Margherita bruciata perché? Perché questo pomodorino viene prima bruciato nel forno a legna, le classiche bruciature che vediamo sopra la buccia, perché andiamo a prendere il sapore dell'affumicato e quella croccantezza di bruciacchiato della crosta, e questo fa in modo sì che questo sia molto più gradevole al gusto. Aggiungiamo fior di latte e andiamo in cottura. La cottura quanto dura più cottura o meno? Siamo su 1 minuto e mezzo, su 2 minuti, in modo sì che comunque la pizza sia ben cotta, asciutta e molto più digeribile. Comunque è un prodotto morbido, esatto, no? Esatto, è un prodotto morbido che rispetta da un lato sì la parte partenopea, ma in questo caso è più una pizza, una mia pizza, perché abbiamo un impasto che va ad essere asciugato in modo sì che quando noi prendiamo la fetta rimanga ben solida, ben dritta. E a fine cottura andiamo a sfornare la pizza aggiungendo semplicemente basilico ed olio extravergine selezionato e con un sapore unico. E questa era la margherita bruciata. Esatto. Dobbiamo concludere però con un altro dei tuoi piatti forti. Sì. Qual è? Allora, una cosa a cui noi badiamo molto sono le pizze vegane. Vegane, cioè senza qualsiasi derivato di animale. Nessun derivato.
andiamo a stendere la nostra pizza come sempre. Stendiamo la nostra pizza. Stesura a mano rigorosa. Obbligatoriamente. Panetto da circa, abbiamo detto, 280 grammi. 80 grammi, ecco. Andiamo a stendere la pizza ed aggiungiamo questa base di cavolfiore bianco. È una crema di cavolfiore bianco. Ottenuta dalla cottura del cavolfiore. Esatto, cuociamo prima il cavolfiore a vapore, dopo lo cuociamo in padella. E poi viene frullato. Esatto. Quindi e c'è questa crema che viene in crema. Esatto. Spalmata sulla base della pizza. Lo spalmiamo, andiamo in cottura. A fine cottura sforniamo la pizza. Andiamo ad aggiungere cavolo nero essiccato. Viene tagliato finemente, passato in teglia con dell'olio extravergine d'oliva e messo dentro al forno. Il forno va ad asciugare questo cavolo e lo rende croccante, una sfoglia croccante. Andiamo ad aggiungere zucca tagliata a dadini e spadellata, cotta con pepe, peperoncino e sale, semplice. E infine nocciole, per dare del croccante a questa pizza. Questa è la nostra pizza vegana. La tua è anche una pizza da sport, Luca? Assolutamente. Abbiamo comunque dei contenitori adatti per l'asport e cerchiamo a chi non può di far ricevere la pizza a casa e di fare in modo che possa portare la pizza a casa e gustare questa cosa. Gustare comunque un ottimo prodotto. Esatto. Grazie a Luca Mastracci, Pupillo Pura Pizza Frosinone.